Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro, il quale cominciò a gridare dicendo: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi sei tu, il Santo di Dio. Gesù gli ordinò severamente: taci, esci da costui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto se chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda perfino gli spiriti impuri e questi gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Gesù comincia la sua missione in Galilea. Il battesimo ricevuto nel fiume Giordano, nella parte che stava nella Galilea. Il primo paese ricordato dai Vangeli, evangelizzato da Gesù Cristo, è Cafarnao, che era il paese dove abitava Pietro, dove c'era la sua suocera, la moglie, Pietro era sposato, non si sa se aveva figli, lì abitava Pietro. Pietro ce l'accompagna, Gesù Cristo va il giorno di sabato nella sinagoga. La sinagoga, abbiamo spiegato, su per giù era la parrocchia del tempo, c'era il capo della sinagoga. Nella sinagoga si andava per ascoltare la parola di Dio annunciata, ed era tutto l'Antico Testamento, in particolare la Torah, i primi 5 libri della Bibbia. Poi c'era uno che la commentava, non era per forza il capo della sinagoga, poteva essere anche una persona del popolo. Poi si pregava con i salmi dell'Antico Testamento, il Nuovo Testamento non esisteva perché doveva essere ancora scritto. La messa tantomeno, perché doveva ancora morire e risorgere Gesù Cristo e istituire l'Eucaristia. Quindi questa era la liturgia, la preghiera comunitaria del popolo di Dio nella sinagoga. Allora venne così, la riunione, c'era la gente, come adesso, mettiamo così. Gesù aveva letto un brano della Bibbia e lo stava annunciando. Allora, prima cosa. Quando Gesù spiega la parola di Dio, la Bibbia dell'Antico Testamento, la gente sente che quella parola detta da Gesù Cristo scende in profondo e ha una forza che le parole delle altre persone che spiegavano la Bibbia a quel tempo, che erano gli scribi, non possedevano. Allora, parola di Gesù Cristo, fino a rimanere a bocca aperta per le cose che Gesù Cristo diceva e per l'effetto che queste cose provocavano dentro le persone. Quando parlavano gli scribi, che poi hanno detto studiato la Bibbia, cioè, si addormentava, le cose che si danno sempre quando il discorso è noioso. Allora, voi tutte queste cose qua ne avete già fatto esperienza, andando a messa da diverse parti, sentendo questo o quel predicatore. C'è chi vi ha fatto addormentare potentemente, c'è chi invece, anche facendo delle prediche lunghe, non solo non ha fatto addormentare, ma ha fatto proprio desiderare di avere ancora quella parola, ricevere ancora un insegnamento che è profondo e vi comunicava, vi dava. Ricordate quando Gesù Cristo disse che la parola di Dio è pane, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. È un nutrimento interiore, la parola di Dio soddisfa il bisogno interiore che abbiamo di Dio. Oh. Mettiamo che un giorno abbiamo dato in campagna o all'orto l'intera giornata. Il lavoro fisico che fa consumare molte energie.
arriviamo a sera che abbiamo fame, veramente, come dice la pubblicità, non ci vediamo più della fame. Allora uno ci portasse un po' di erba tagliata in quel campo lì, nel prato del parchetto. Che mi stai a prendere in giro? Che ci faccio di questa? Le puoi dare conigli? Ma non, io ho fame, dammi delle cose che posso assimilare. Quello è nutrimento, ma non per le persone, per le bestie, va bene, lo possono assimilare, non noi. C'è chi, quando annuncia la parola di Dio, di questa presenta la paglia, cose non assimilabili. Oppure, sempre questo poveraccio affamato, dopo un'intera giornata di lavoro, si siede per la cena e la cuoca gli presenta un piatto di minestra e basta. Ma come, con sta fame che ho, tu la minestra mi porti? Voglio qualcosa di più sostanzioso, c'ho una fame che non ci vedo più. Un predicatore alle persone stanche di questo mondo dove bisogna lavorare all'infinito, soprattutto in campo spirituale, per tirare avanti il volere di Dio, come fa a portare un po' di brodino scaldato? Devi portare cose sostanziose e forti che possano permettere a chi lavora di avere il nutrimento di cui ha bisogno per tirare avanti nella sua missione, nella sua vita. Guardate, sto dicendo queste cose che valgono per tutti, per me sacerdote. Se io non avessi delle persone che mi annunciano la parola di Dio in maniera sostanziosa, sarei morto spiritualmente. Non ce la si fa andare avanti senza la parola di Dio vera annunciata con potenza, come ha fatto Gesù Cristo, perché quell'altra, annunciata in maniera così misera, è una morte spirituale. Ci sono certi predicatori che quando predicano ti scatenano l'autismo spirituale. Sapete cos'è l'autismo spirituale? Il bambino autistico è quello che si chiude in se stesso per soffrire di meno, perché ha preso contatto con un ambiente esterno che lo fa soffrire. L'autismo spirituale è quando tu chiudi in te stesso perché ti fa soffrire così tanto vedere Tizio, Caio, magari con le tonache, magari anche altolocati, che presentano così male il Signore Gesù Cristo, che preferisci chiudere in te stesso per soffrire di meno rispetto a quello che devi sentire da quelle bocche e vedendo il loro comportamento. Ci siamo? Allora, gli abitanti di Cafarnao stupiscono perché sentono dalla predicazione di Gesù Cristo una parola profonda che arriva all'intimo, nutre le persone secondo come loro hanno bisogno e rimangono estasiati, incantati da questa parola. Sempre e solo così deve essere la parola di Dio. Io ti chiedo, Signore, toglimi dall'essere sacerdote se quando predico predico male e non secondo come vuoi tu. Perché di questo solo c'è bisogno, della parola così fatta. Ed è poi sentito che mentre Gesù Cristo predicava e mentre la gente cominciava così ad essere veramente felice di sentire queste cose, un uomo posseduto comincia a fare un'altra storia. Quell'uomo posseduto era stato posseduto durante l'incontro o questa cosa era già avvenuta prima? Era già avvenuta prima questa cosa, perché la manifestazione della possessione diabolica avviene durante l'incontro. Era già posseduto, quindi, quando avviene. Avete mai visto una possessione diabolica? A me purtroppo è successo molte volte di essere presente a queste manifestazioni. Il che significa che, innanzitutto dico che non è la cosa più grave. La cosa più grave è quando il demonio prende possesso di un'anima
attraverso i peccati. Quello è brutto. Potete dire poi che fa un sacco di scene il diavolo per far intimorire le persone deboli di fede, ma la sostanza è ben poca. Comunque, diabolica consiste nel fatto che il diavolo in maniera occasionale, temporanea oppure totale a volte, prende lui il possesso di un corpo e della sua testa, mettendo in un cantuccio l'io della persona e parla lui attraverso la bocca di questa persona e utilizza lui il corpo di questa persona per fare quello che vuole. Possessione diabolica, può durare più, di meno, può... è una cosa molto brutta, la persona che la subisce soffre molto e per tirare via questa cosa occorre una preghiera particolare che si chiama esorcismo e che non tutti sono all'altezza di fare, non tutti i sacerdoti, non tutti i vescovi. Dopo, se volete, ne parliamo. Potete fare anche delle domande su questo argomento perché è molto importante. Quando ero seminarista, mi ricordo, avevamo messo ogni giorno, fatta di solito dal rettore del seminario, l'incaricato dei vescovi per la formazione dei ragazzi che si preparavano al sacerdozio. Quando capitavano racconti di questo genere, di persone possedute del Vangelo, il rettore diceva così: a quei tempi, quando la scienza medica era molto arretrata, le persone chiamavano possessione diabolica le malattie mentali. Poi, quando la scienza ha fatto dei progressi, con la psicologia, la psichiatria in particolare, adesso queste malattie non si chiamano più malattie mentali, dicono, non si chiamano più possessione diabolica, si chiamano malattie mentali. Le malattie mentali si curano con le medicine. Le malattie mentali significa che la sede della malattia sta qui nel cervello, va curata con medicine o con altre terapie e non è causata da forze soprannaturali. La medicina, sia quella del corpo sicuramente, non ammette l'esistenza di cose soprannaturali. Allora, esiste una categoria di sacerdoti, di persone, tutti i medici che fanno psicologia e psichiatria, che dichiarano inesistenti possessioni diaboliche come questa raccontata dal Vangelo. Guardate, il primo miracolo raccontato dal Vangelo di Marco è questo qui, ed è un esorcismo. Punto e basta. Nella Chiesa, la realtà dell'esistenza dello spirito del male è stata totalmente negata intorno ai tempi del Concilio Vaticano II, fino agli anni 60, quando, forse le persone anziane si ricorderanno, se c'era qualcuno che osava dire che esisteva il demonio e la crisi di possessione diabolica, veniva preso come eretico. Quello che dette una svolta in campo ecclesiale, ancora non passata a tutti quanti, è stato Papa Paolo VI, quando nel 1964, appena finito il Concilio Vaticano II, fece un famoso discorso ribadendo l'esistenza personale dello spirito del male. Quattro anni dopo, nel 1968, la Congregazione della Fede fece un documento importantissimo, Fede e Demonologia Cristiana, sviluppando bene l'affermazione del Papa Paolo VI, ritornando alle origini, cioè ai Vangeli, per questi fenomeni. Tuttora esiste una grande confusione su queste cose. Bene o male, tutte le diocesi devono avere un esorcista incaricato, per ordine della Santa Sede, ogni diocesi deve avere almeno un esorcista incaricato. Però
succede che i vescovi né clero non hanno sacerdoti che altezza di fare queste preghiere, ne nominano uno così, e succede, e purtroppo molto spesso, che le persone che hanno questa categoria di problemi vanno dai sacerdoti incaricati dal vescovo degli esorcisti, non riescono a trovare l'aiuto di cui hanno bisogno, perché le persone incaricate sono incaricate dagli uomini, ma non da Dio, perché non hanno il carisma, il dono di Dio per fare questo tipo di preghiere. E rimangono fortemente delose. Allora, questo è stato un accenno per dire come è la situazione di oggi riguardo a queste cose qua. Gesù non ti lasciava ingannare riguardo a questi problemi. Allora, torniamo un attimo a quel momento. Gesù stava predicando il Vangelo, la gente stava cominciando a convertirsi, lo spirito del male a un certo punto deve interrompere quello che stava succedendo, perché, detto in altri termini, gli cadeva il terreno sotto i piedi. Le anime cominciavano a convertirsi, i peccatori a tornare a Dio, a rivolgere la loro attenzione al Signore. Allora, che fa il diavolo? Ecco, si alza questo qui e comincia a gridare di fronte a tutti: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi sei tu, il Santo di Dio. Il diavolo quando parla, parla sempre con lingua biforcuta, due lingue. Il suo gioco, la sua tecnica, per cercare di frenare, anzi di far mandare via Gesù Cristo da quell'assemblea, era quella di far finta che la persona posseduta non lo fosse e di fare un discorso come rappresentante delle persone che stavano ascoltando Gesù Cristo, in modo da ottenere una reazione collettiva, come successe per esempio a Nazareth, nella quale tutti cacciarono fuori Gesù Cristo dalla sinagoga. Allora, mettiamo che questo poveraccio posseduto si chiamasse Giovanni. Quando parla con questa espressione che hai con noi di Nazareno, secondo rovinarci, non è Giovanni che parla, lo spirito del male, però lui fa finta di essere uno dell'assemblea normale, amico, l'ho conosciuto, Giovanni, che non era lui a parlare. Mannaggia, quando si vede vera questa cosa, che l'affermazione di, mi pare Camus disse, che la più grande astuzia del diavolo di questi ultimi tempi è quella di far credere agli uomini che lui non esiste, per cui tutte le cose che lui fa le fa sempre indisturbato, perché nessuno va mai a prendere lui come fonte del male, nessuno lo combatte, sono tutti disarmati di fronte al suo agire. Allora, ecco l'inganno del demonio che parla con l'indopo di forcuta, fa finta di essere Giovanni. E il discorso suo è questo qua, state attenti. Che voi da noi, noi chi? Noi abitanti di Cafarnao, noi presenti in questo momento nell'assemblea della sinagoga. Che cosa vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci, a metterci nei guai, a farci del male? Io so chi sei tu, sei il Santo di Dio. Mi dite, ma questo che c'entra? Beh, vi dico subito questa cosa. Se qualcuno conosce un pochino il Vangelo, si ricorderà la reazione che ebbe Pietro la prima volta che incontrò Gesù Cristo. Gesù come si conquistò Pietro a sé? Già la prima volta gli disse di buttare la rete alla parte destra della barca, che aveva ritrovato il pesce, non aveva pescato niente per tutta la notte. Pietro lo fa, fa una pesca miracolosa, deve chiamare gli altri collaboratori per portare la rete a terra, perché troppo piena di pesci non si poteva buttare giù nella barca. Allora quando arriva a terra dice: ma quello lì
ha fatto questa pesca miracolosa, ma chi è quest'uomo? Questo sarà un santo, sarà un incaricato di Dio. Allora Pietro si butta a terra e dice a Gesù Cristo: allontanati da me perché sono un peccatore. Tu sei santo, io sono peccatore, ho paura di te, va via. Vi ricordate questa cosa? Allora, se non avete capito questa lezione, faccio un esempio molto semplice. Voi siete venuti qui all'incontro. Mettiamo che 10 minuti prima di partire per venire qui all'incontro abbiate fatto un incidente con la macchina 1, quell'altro vi ha accusato, è scoppiata una lite, sono partite 20 bestemmie, arrabbiati neri. Poi ci venivate all'incontro dove avete fatto 20 bestemmie, e se ci fate all'incontro avreste fatto la comunione e poi la messa? No, perché con tutte le bestemmie dette, l'arrabbiatura, si vedevate in peccato davanti a Dio sporchi, e allora vi allontanavate. Se qualcuno si vede un film di tozzure, di sesso, poi la sera prima di andare a dormire fa la preghiera della sera, o ha il coraggio di alzare gli occhi al cielo per chiedere una grazia per qualcuno? No, perché uno si sente peccatore, si sente sporco, non prega, non alza la testa al cielo, non prega, non fa niente. Perché una volta che stiamo nei peccati, abbiamo paura della santità di Dio. Avete capito perché il diavolo, attraverso la bocca di Giovanni, dice agli abitanti della sinagoga, che fanno i presenti nella sinagoga: sei venuto a rovinarci, io so chi sei, tu sei il santo di Dio, e noi invece siamo una massa di peccatori. Vattene via, vai lontano. Questa era la reazione che il diavolo cercava di istigare alla gente per mandare via Gesù Cristo, e così lui non gli toglieva più le anime, non gli rubava più i peccatori convertendoli. Capito? Questo è il trucco. Ma quello che lui diceva con queste parole agli abitanti di Cafarnao valeva in un altro senso verso Gesù Cristo, lingua biforcuta. Lui parlava in un modo a due persone differenti, a due auditori diversi, con le stesse parole, agli uni intendeva una cosa, agli altri un'altra. Infatti queste parole rivolte a Gesù Cristo, e il diavolo sapeva bene che Gesù Cristo non si faceva ingannare, cioè che non pensava che quello era Giovanni, ma che Gesù Cristo vedeva chi ci dava dentro. Rivolte a Gesù Cristo dice: che cosa vuoi da noi? Noi non significa noi abitanti di Cafarnao, significa noi spiriti del male che stiamo dentro Giovanni. Che cosa vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Sei venuto a toglierci il nostro possesso, questa persona dove noi abitiamo? Sei venuto a convertire le persone e le fai sfuggire dal regno del maligno che noi gestiamo con la conversione? Questa è la rovina del diavolo, quando lui perde le anime, cioè la gente si converte e torna a Dio. Quando lui perde i corpi, deve uscire e andarsene via, e non possono più gli spiriti danneggiare quella persona. Sei venuto a rovinarci? Io so chi sei tu, sei il santo di Dio. Vattene via. Questo era il desiderio dello spirito del male, non il desiderio, il volere, la cosa per la quale lo spirito del male stava combattendo in quel momento, che le persone andassero via da Gesù Cristo e loro stesse lo cacciassero via. Guardate, io vorrei vedere se voi siete venuti qui stasera, ci siete venuti pacificamente, o se non avete dovuto affrontare una battaglia per poter venire qua. Quando si va in un posto buono, bisogna sempre vincere una marea di ostacoli. Quando si va in un posto buono, ti capitano delle cose che manco ti capiterebbero in un anno di disgrazie messe insieme, di impicci, di imprevisti, di cose, perché uno non ci possa andare, perché uno non ci debba andare, perché in quel luogo riceveremo delle cose buone,
E allora il demonio non vuole che ci andiamo. Sono lotte spirituali. Allora, qualcuno che dice, sì, ma lì che serve? E uno non ci va e perde la grazia che il Signore è pronta per la persona in quell'incontro, quella sera. Quanto è furbo lo spirito del male nel lavorarci interiormente. E noi non ci rendiamo conto da chi interiormente proviene quella stanchezza, quella noia, quella sulle cose di Dio. Provengono da chi vuole che noi non le facciamo, da chi non vuole che noi non ci distacchiamo dal male per andare a Dio, che restiamo peccatori e ci allontaniamo dalla santità di Dio. Attenzione dunque, perché il nostro mondo interiore è il primo vero campo di battaglia spirituale. Se si vince, alleluia, Cristo è risorto in noi, se si perde, sono dolori. Capito il discorso fino adesso? È chiaro? Non è complicato. Funziona così. Voglio vedere chi prete spiega il Vangelo in questo modo. Allora, questo Giovanni fa questo grido, Gesù vede bene che c'è un Giovanni, che fa Gesù Cristo? Dio fa, oddio, quello indemoniato, che paura, fammi andare via. E dice così Gesù Cristo? No, non si tira indietro, Gesù è in se stesso uno spirito più potente dello spirito del male. Come si chiama questo spirito? Come si chiama? Lo Spirito Santo. Più potente dello spirito del male. Quindi Gesù Cristo non si impaurisce, non arretra, non cede terreno, non si dà per sconfitto, neanche di fronte a una possessione diabolica. E dice, Gesù gli ordinò severamente, taci, esci da lui. Gesù non disse, padre mio, ti prego, questo poveraccio sta con lo spirito del male addosso, liberalo dal diavolo. Questa si chiama preghiera di liberazione, una preghiera rivolta a Dio affinché la persona schiava dello spirito del male sia liberata. Gesù invece, faccia a faccia, taci, esci da lui. Per farvi capire bene la differenza, è come se uno ci avesse un ladro in casa. Allora, che reazione fai? Telefoni al 113, venite, c'è un ladro in casa, mi sta rubando, io ho paura, chissà cosa mi vuole fare. Arrivano i poliziotti, lo prendono, lo arrestano, lo portano via. Ma se uno va lì a dire, oh, che stai facendo qua? Vattene via! Quello se ne va via così imbaurito, oppure i ladri purtroppo sono quasi sempre persone violente, ti si buttano addosso, ti legano e continuano a svaneggiare, più uno fa casino, più quello ti picchia, ti fa del male e poi se ne va via soltanto quando si è soddisfatto perché ha trovato una buona rifurtiva e ti ha picchiato fortemente e ne sfoga la sua cattiveria. Non si accontenta di rubare il ladro. È più facile telefonare alla polizia o fare la lotta faccia a faccia con il ladro? Beh, umanamente parlando è più facile telefonare alla polizia. Chi ha l'altezza di fare queste cose? Quello è il loro mestiere, quello dei poliziotti. Invece chi è derubato non ha questo mestiere. Fare l'esorcista non è una cosa da tutti, perché bisogna andare a combattere col diavolo faccia a faccia. E se uno non è potentemente strutturato per questa battaglia, perde e sono dolori.
Fino a pochi anni fa, andava in giro il famoso esorcismo di Papa Leone XIII, fatto contro il diavolo e gli angeli ribelli. Si trovava facilmente in tutte le librerie cristiane, nei giornalini, nei libretti di preghiera e così via. Veniva fatto come una preghiera, ma l'esorcismo di Papa Leone XIII è un esorcismo fatto per comando: ti ordino, spirito del male, nel nome di Gesù Cristo, va via, eccetera, eccetera. Quell'esorcismo lì, negli anni, fine anni 80, anni 90, è stato proibito dalla Chiesa perché è riservato alle persone addette a quel lavoro. Potremmo noi andare in giro con una pistola che manco sappiamo dove sta la sicura? Facciamo un macello se la teniamo. Una pistola deve venire chi la sa usare. Per fare una lotta con il ladro ci vuole chi conosca le arti marziali, che sa fare la lotta, che lo sa bloccare, che sa mettere che ha le manette per metterlo, per impedirgli di scappare via, di fare i momenti brutti. Che gli facciamo noi? Ecco perché l'esorcismo è stato riservato agli addetti al lavoro, mentre la preghiera di liberazione, che sarebbe la telefonata alla polizia, è per tutti. Capite la differenza? Nessuno si mette a fare l'esorcista da solo, lasciamo queste cose a chi ha il carisma di farlo, chiamiamo invece il Signore per combattere contro le forze del male con la preghiera di liberazione, questo sì. Gesù, lui è il poliziotto, lui ha fatto la lotta contro lo spirito del male, questo è bello, vedere Gesù Cristo che non arretra neanche di un millimetro, non si impaurisce. Stai zitto, esci da lui. Guardate questa cosa, qui la maggior parte siete genitori. Dare un comando a un figlio ribelle significa ottenere sempre il perfetto contrario. Sì o no? Siete esperti di questo. Se uno dice a un figlio ribelle: vai a comprarmi il pane. No, non ci va. Farà qualsiasi altra cosa, ma meno quella che hai detto tu perché è ribelle al comando che gli hai dato. Quando Gesù Cristo ha detto al figlio del mare di andarsene via, quello ha detto a Gesù Cristo: oh, scusami, qua non mi sono accorto, ho posseduto questa persona. No, adesso vado all'inferno, mi chiudo lì, non do più fastidio a nessuno. Così ha reagito lo spirito del male a comando di Gesù Cristo? No, è lo spirito della ribellione, della disobbedienza. Quindi lo spirito del male, quando Gesù Cristo comandava di andare via, si aggrappava fortemente e non voleva abbandonare quel corpo, quella persona posseduta. Nella sinagoga c'erano tante persone. Se si fossero messi anche tutti insieme a dire allo spirito del male: vattene via, lascia quel poveraccio, Giovanni è amico nostro, non ci devi stare tu addosso a lui, vattene via. Beh, vi assicuro che ci potevano stare anche 24 ore intere a dare questi comandi allo spirito del male, che lui non se ne sarebbe andato via, perché non obbedisce a nessuno. La parola di Gesù Cristo era però più forte della ribellione dello spirito del male. Questa è la cosa grande. La parola di Gesù Cristo, taci, esci da quest'uomo, era più forte dello spirito del male e della sua ribellione, per la quale mai avrebbe dato obbedienza a qualcuno per andarsene via. Questo è grande. Allora, lo spirito del male, guardate, tutti sappiamo dagli insegnamenti antichi che il capo degli spiriti del male è Lucifero, il quale era l'angelo più bello fatto da Dio. Lui si ribellò al Signore nella notte dei tempi. Lucifero, Luxfero, portatore di luce, portava la luce di Dio. Nella ribellione a Dio, lui non fu più spirito di luce,
cominciò un precipizio diventando spirito. Qual è l'opposto della luce? Di tenebre. Allora, non è più spirito di luce, è spirito di tenebre, però è ancora spirito. È rimasto angelo, non di luce ma di tenebre, ma è rimasto angelo. Mi ricordo quello che diceva un esorcista, l'ho detto tante volte, per le persone magari vengono per prime volte, che diceva così: l'inferno è fatto con i suoi tre capi, Satana, Lucifero e Belzebul, che fanno una triade per limitare Dio al negativo e sono gli angeli più potenti nel male. Rispetto a questi capi, gli ultimi spiritelli dell'inferno sono così meno potenti che sono come dei folletti, delle cose di poco conto rispetto ai grandi capi del male. Beh, allora, l'ultimo di questi spiritelli di serie Z, folletti, se Dio lo lasciasse libero di fare quello che vuole, lui afferrerebbe la terra come una palla da baseball, la tirerebbe contro il sole, nel giro di poche ore il genere umano finito, l'ultimo degli spiritelli. Figuriamoci il potere dei capi. Lo spirito del male è molto più forte di noi uomini, perché un angelo è di una natura superiore. Quindi nessuno può manco ardire di pensare di poter far lotta contro lo spirito del male da solo, con le sue forze. Tanto è vero che quando Gesù ci ha insegnato a pregare con la preghiera del Padre Nostro, le ultime due espressioni del Padre Nostro sono: non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Sono espressioni molto mal tradotte, perché difficilmente ce ne rendiamo conto del significato. Detto in un modo più comprensibile a noi oggi, suonano così: Signore, non permettere che quando siamo tentati cadiamo nel peccato, e liberaci non dal male generico, ma dal maligno, lo spirito del male in quanto tale. Questo ci ha insegnato Gesù Cristo, cioè nessuno può resistere con le sue forze alla tentazione dello spirito del male. Vi ricordate nel Getsemani, quando lo spirito del male tentava già in preghiera Gesù e i suoi apostoli, Gesù lottava magari fino al sangue, ma resisteva in preghiera. Gli apostoli si addormentavano, tanto che Gesù ha dovuto andare più volte a svegliarvi e a dirgli: oh, che fate? Alzatevi e pregate per non cadere in tentazione. Uno dormendo affronta la tentazione? Devi alzarti, devi pregare, così sconfiggi il nemico, ma non dormendo. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Non per tentazioni sessuali, come normalmente si intende, no, perché invece di pregare si addormentavano. Era debole in quel senso, la carne. Allora, nessuno può con le sue forze vincere le grandi prove spirituali, le battaglie della vita. Occorre la forza del Signore, e allora ce la facciamo. Allora, lo spirito del male di per sé è molto più forte di noi uomini. Gesù Cristo è molto più forte dello spirito del male. Allora, se la potenza del male è così tanto superiore a noi uomini, la potenza di Dio quanto è più grande? Quanto è grande? Perché è più grande di quella dello spirito del male. Allora, capite perché la gente, dice il Vangelo, rimase sbigottita nel vedere l'uomo liberato, perché dicevano così: ma che va questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità, comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. Quanto è grande questa cosa. Allora, le persone hanno visto che cosa? Che quello che sentivano dentro di loro quando Gesù Cristo parlava, annunciava la parola, quella forza che smuoveva tutta la loro vita, che era una cosa meravigliosa, era una parola così potente
che superava la potenza degli spiriti del male ribelli a Dio, costringendosi ad andarsene via al comando di Gesù Cristo. Ma quanto è grande questa potenza? Quanto è grande questa parola? Tant'è vero che noi oggi, quando leggiamo questo brano della Bibbia, diciamo sempre alla fine parola di Dio. Perché questa non è parola, sì, l'ha scritta Marco, discepolo di Pietro, sì, c'è carta stampata in chiostro, ma il contenuto non è stato frutto della fantasia di uno scrittore. Sono fatti della storia della nostra salvezza. Sono parola di Dio per noi. Quanto è potente la parola di Dio? Ma qualcuno si ricorderà che Dio, quando creò il mondo, non prese martello, scalpello, sega, lo zaino, la borsetta con gli attrezzi. Come creò Dio il mondo? Dio disse, sia la luce. Che cosa avvenne? La luce cominciò a esistere. Dio disse, siano i cieli e la terra. Che cosa avvenne? Cominciarono a esistere il cielo e la terra. Dio ha creato tutto con la sua parola. E Gesù Cristo lavorava per il Padre nello stesso modo, predicando il Vangelo con la sua parola. E questa parola scavava nel cuore delle persone. Questa parola convertiva i cuori induriti. Questa parola li avvicinava i peccatori al Padre abbandonato. Come cacciava Gesù Cristo il diavolo? Con la sua parola. Esci da costui. Non aveva preso un bastone a dare in testa al posseduto per fargli andare via lo spirito del male. Glielo ha cacciato con la sua parola. Quella era potente, la parola di Gesù Cristo. Come guariva Gesù Cristo il malato? Alzati e cammina da quella carrozzina. Con la sua parola. Allora, guardate. Allora, diciamo una conseguenza semplice semplice. Penso sia capitato anche a voi che confessandovi avete trovato qualche sacerdote che invece di darvi come penitenza le tre Ave Marie solite o il gloria al Padre vi abbia detto: ma perché quando vai a dormire non prendi Vangelo, libretto, poche pagine, 2 euro costa questo, quindi proprio la miseria, te lo metti sul comodino per andare a dormire, la sera ti leggi una sola pagina, non devi leggere tutto, una sola paginetta. Però devi leggerla bene. Questa è la penitenza per la confessione. E qualcuno l'ha fatto una volta, due, poi... Pff, ma che è questo? Abbiamo lasciato perdere. Quando abbiamo ragionato così, sapete cosa abbiamo lasciato perdere? Abbiamo lasciato perdere la parola di Dio. Abbiamo fatto bene? Quante grazie ci siamo persi in conseguenza di questa scelta superficiale? Quanto? Se siamo rimasti addietro nel cammino spirituale, per quale motivo? Perché non abbiamo più ascoltato la sua parola. Questa è la parola scritta. Adesso state ascoltando una parola predicata. Ma quello che vi dico non è il pensiero di Don Marco Farina, le mie idee, la mia filosofia. Io voglio scomparire come persona di fronte a queste cose. Vi ho parlato del Vangelo. Lui sta parlando a voi. E io so bene questa cosa, che quando predico il Vangelo dico una cosa
voi ne sentite un'altra. Perché nel mentre annuncio la parola, agisce lo Spirito di Dio che l'amplifica nei vostri cuori e vi fa capire della vostra vita questo e quello e quello e quell'altro. Ed è una meraviglia. Ecco perché Gesù Cristo dice non di solo pane vive l'uomo. Non dice non di solo pane vivono i preti o le suore. Ogni persona, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Vale per tutti, il catechismo facciamo i bambini già da 6 anni, 7 anni si comincia, e dobbiamo cominciare ancora prima, fino agli ultimi istanti della vita, anziani, pensionati, parola di Dio che ci parla. Bene, allora, guardate, se questo Vangelo lo pegnasse un musulmano e se lo cominciasse a leggere, oppure un albanese di quelli venuti dall'Albania dopo i 40 anni di dittatura di Enver Hoxha, il quale ha fatto diventare l'Albania e se ne vantava lo Stato più ateo del mondo, senza nessun tipo di religione, manco testimoni di Geova, niente, ateo assoluto. Se lo legge, tanto il musulmano quanto quello nato e cresciuto in uno stato ateo, non ci capisce nulla. Chi legge non capisce nulla. I demoni che stanno dentro il cuore della persona che legge, però lo sanno di chi sta parlando il Vangelo, e tremano e se ne vanno via. E la persona che ha letto il Vangelo e non ci ha capito nulla, dopo averlo letto, misteriosamente, oh, si sente che sta meglio, anche se non ci ha capito nulla, perché chi doveva capire ha capito e se n'è andato via, per la potenza spirituale che possiede questa parola. Bene, adesso verrà qui quello che 2000 anni fa è andato nella sinagoga di Nazareth, scusate, di Cafarnao, e ha predicato il Vangelo. Anzi, questo dovrebbe essere già succeduto perché l'ha fatto attraverso Tocengio di prete, però ha parlato lui. Mettendolo nell'Eucaristia, abbiamo di fronte colui che ha cacciato via le forze del male da quel poveraccio, è dato a Giovanni la sua libertà di figlio di Dio, colui che da lì a poco, nello stesso giorno, ha guarito la suocera di Pietro dalla febbre, lo stesso giorno in un'assemblea di persone radunatesi alla sera nella piazza di Cafarnao ha guarito tutti i malati che gli avevano portato e tutte le persone possedute dello spirito del male in altre forme rispetto a quella dell'indemnizzo della sinagoga, e ha annunciato il Vangelo a tutti quanti. Chiederemo a lui che faccia questa sera quello che ha fatto a Cafarnao la sera di quel giorno della predica nella sinagoga.